si chiama placement e si traduce con un numero che indica quante persone trovano lavoro dopo un percorso formativo dato. Una pagina bella, quella che si è aperta oggi in Abruzzo, che vede in prospettiva 50 posti di lavoro in più per i ragazzi del territorio che possono scegliere di restare nella loro terra. Il tutto è reso possibile grazie a un progetto che vede insieme l'impresa privata, la Regione Abruzzo e un modo di fare formazione, quella degli ITS Academy di Lanciano, che nel settore specifico della meccatronica e dell'informatica assicura un placement appunto che supera il 95%. Stamattina stiamo parlando di un nuovo accordo di questo corso realizzato specificatamente in collaborazione con IRPLAST e CONNECT per la formazione di tecnici specializzati non solamente nella manutenzione degli impianti o nell'informatica aziendale produttiva, ma anche nella parte riguardante il processo ed il prodotto di IRPLAST. Quindi c'è una estensione anche a professionalità diverse dal solito, un allargamento del bacino d'utenza di provenienza dei ragazzi non solamente agli ambiti elettrico-meccanico ed informatico, ma anche chimico-gestionale. Sono corsi biennali, post-diploma, completamente gratuiti per i ragazzi e anche per l'azienda, perché sono finanziati esclusivamente con fondi pubblici, e quindi una opportunità importantissima per i ragazzi che hanno la certezza di a fine corso di trovare non solamente un lavoro ma un buon lavoro professionalizzante e sicuramente molto ben con ottime prospettive poi per la loro carriera professionale. Iscrizioni dunque aperte per i primi 25 ragazzi che potranno approfittare del corso in grado di garantire una formazione 4.0 spendibile sul mercato del lavoro che sta cambiando pelle e che richiede sempre più nuovi skills. L'investimento supportato è di oltre 50 milioni di euro. Abbiamo varato con l'ITS Lanciano questo corso che per noi dovrà essere replicato anche nel 2024 in modo da garantire tra il 2025 e il 2026 l'inserimento in azienda di giovani adeguatamente formati alle difficoltà e alle complessità della linea in sé e del processo che noi andiamo a realizzare.